Uncinettina in questo tutorial, vi voglio far vedere come si lavora. Si lavorano queste, uh, le potete utilizzare come presine, ma insomma per lo più come sottobicchieri bicchieri. E mi è stato mandato questo progetto da, da un'uncinettina, la foto e anche lo schema. Voglio dire, lo schema era totalmente sbagliato veramente. Cioè, è un progetto semplice non, non è difficile però con uno schema sbagliato me ne sono accorta mh, dopo aver fatto un bel po e non mi veniva e allora ho dovuto rifare tutto insomma e questo è il motivo adesso come vedete ne ha otto di lati quindi otto è molto molto bello anche eh, facile da mettere insieme Così. Si mettono insieme, qua e poi, qua un altro, qua un altro e rimane come un quadrato in mezzo vuoto da, da creare dei uh, non lo so, strisce. Come si chiamano runners, strisce per uh, la tavola, insomma, centrini. Cosa, cosa vi pare, cosa volete, ma anche da utilizzare così, semplici. Uh, come sono quindi a me piacciono veramente, no in, infatti mi sono piaciuti cioè per questo che ho accettato la richiesta non è che io riesco ad accettare ad accontentare tutte voi e tutte le richieste però questa l'ho accettata subito perché mi è sembrato proprio un, un molto un progetto molto carino bene Basta col bla bla bla, iniziamo il lavoro con... Uh, io lavoro con uh, del cotone egiziano e con uncinetto numero 3. Uh, il beige per tutto il progetto. E, insomma, io ho pensato di fare uh, dei bordini de di colori diversi, quindi ne farò tre così e altri tre uguali, cioè sempre con fucsia verde e azzurro. Ok, quindi iniziamo col cerchio magico, ho detto con un uncinetto da tre. sì. Cerchio magico e nel cerchio magico vogliamo lavorare 16 punti bassi. Dobbiamo lavorare molto un stretto battuto che ci venga fuori una, una, un bel lavoro ecco per questo è un consiglio quindi lavoriamo 16 punti bassi intorno al nostro cerchio magico 2 3 4 5 sei, quindi lavorate abbastanza stretto. Facciamo un punto bassissimo nel primo punto basso per chiudere il cerchio abbiamo chiuso il cerchio. E adesso, per il secondo giro lavoreremo per iniziare: 3 catenelle. Per il nostro primo punto alto e sempre nel primissimo punto basso dove abbiamo fatto il punto bassissimo della chiusura lavoriamo metà punto alto e poi chiudiamo tutto insieme con una catenella quindi dovremo lavorare praticamente a due a due chiusi insieme di punti alti con due catenelle di spazio tra di loro quindi uno oddio io proprio ho lavorato stretto e due saltiamo un punto basso di base e nel prossimo Entriamo e lavoriamo uno e due. Chiudiamo con una catenella e andiamo avanti così, due catenelle di spazio, e uno. Ups, e due punti alti chiusi in sé, insieme. Ecco così, una, due catenelle e andiamo di nuovo, saltiamo una catenella che io non l'ho fatto. Quindi saltiamo un punto basso, scusate, di base e nel prossimo lavoriamo uno a metà. 2 sempre nello stesso punto a metà chiudiamo con una catenella e 2 catenelle tra di loro di nuovo saltiamo 1 entriamo nel prossimo entriamo nel prossimo e lavoriamo 1 e 2 punti non chiudete magari molto e chiudiamo con una catenella i nostri punti bassi e alti. Uh, non chiudete troppo il vostro cerchio perché così vedete meglio i punti bassi. Comunque l'idea è che noi dobbiamo avere alla fine di questo secondo giro 8 uh, gruppi da due punti alti lavorati insieme e 8 spazi da 2 catenelle. Okay, ho finito il mio secondo giro quindi contiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 e 8 spazi da 2 catenelle tra di loro e abbiamo così un fiorellino ok adesso per il terzo giro iniziamo con 3 no non iniziamo con 3 scusate iniziamo saltando nel primo punto eh, nel primo spazio da 2 catenelle eh, e facciamo un punto bassissimo e 3 catenelle più ancora 4 punti alti 1 2 3 e 4 quindi un set praticamente di 5 punti alti perché abbiamo le 3 catenelle iniziali poi 2 catenelle sempre 2 catenelle come spazio tra di loro e di nuovo nel prossimo spazio da 2 catenelle facciamo 1 2 3 4 e 5 quindi 5 punti alti 2 catenelle saltiamo nel prossimo spazio da 2 catenelle e lavoriamo 5 punti alti e andiamo avanti così per tutto il nostro terzo giro del lavoro 4 e 5 ok per un totale di nuovo di 8 gruppi da 5 catenelle, divisi tra di loro da 8 spazi da 2 catenelle. Ok, ho finito il mio giro come vedete: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi adesso praticamente andiamo avanti sempre con 8 gruppi. Saranno e nel prossimo giro semplicissimo di nuovo 3 catenelle non lo so, non scivola né il cotone ma né l'uncinetto e... faccio un po' di fatica e ancora 4, quindi un punto alto in ognuno dei nostri 5 punti alti certo che iniziamo con uh, le 3 catenelle e nel primo gruppo completiamo con ancora 4 punti alti Un'altra cosa che dovevo dirlo all'inizio, ma insomma questo è un progetto anche molto molto buono per quelle di voi che siete all'inizio, è molto semplice però dà tanta soddisfazione perché è molto bello come vedete e così potete eser esercitarvi, insomma praticare con il punto alto, le catenelle e il punto basso per il bordino. Ok, quindi sempre 5, quindi adesso andiamo a lavorare 5 su ognuno dei nostri 5 punti alti, un punto alto, però facciamo 3 catenelle di spazio tra di loro, tutto qua, ok? Cioè del resto lavoriamo proprio ugualmente 5 punti alti, 2, in ognuno un punto alto, 3, 4. 5 e 3 catenelle 2 3 e di nuovo vedete 1 2 3 4 5 ok quindi ecco Andiamo praticamente avanti così, sempre con 5, però con 3 catenelle tra di loro per questo giro. Ok, ho finito anche questo 2-3 quarto giro e adesso invece, quindi praticamente siamo, vedete, sempre con 5 punti alti, però con 3 catenelle tra di loro. E adesso cosa vogliamo fare? Unire, lavorare insieme questi 5 punti alti e... e... Quindi iniziamo con le 3 catenelle, poi nei prossimi 4, i prossimi 4 li lavoriamo a metà, quindi così uno poi nel secondo entriamo, lavoriamo solo una volta, il prossimo entriamo, lavoriamo solo una volta e l'ultimo eccolo qua solo una volta e rimaniamo così con 5 anelli sull'uncinetto filo sull'uncinetto passiamo tramite tutti e facciamo una catenella per la chiusura e adesso ne facciamo 5 di catenelle 1 2 3 4 5 per lo spazio e entriamo con l'uncinetto proprio nello spazio da 3 catenelle dove facciamo un punto basso di nuovo 5 catenelle 3 4 5 e adesso finiamo, andiamo a chiudere a lavorare tutti insieme questi 5 punti alti. Quindi 1 2 Vedete, lavoro solo a metà. 3, ecco, lo suncinetto, eccolo qua. 4 e 5. Adesso abbiamo 6 anelli sull'uncinetto perché abbiamo anche l'anello del, della catenella, no? quindi 6 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, passiamo tramite tutti e chiudiamo con una catenella. E di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, entriamo nello spazio da 3 catenelle e facciamo un punto basso e di nuovo 5 catenelle, 4... 5 e lavoriamo il nostro uh, i nostri 5 punti alti insieme 1 2 3 4 e 5 6 anelli sull'uncinetto filo sull'uncinetto passiamo tramite tutti facciamo una catenella e gli spazi vedete sono due uno e che, due che si chiudono che li chiudiamo con un punto basso tra di loro nello spazio da 3 catenelle quindi praticamente noi facciamo 2 3 4 5 ah io non lo so veramente e chiudiamo con un punto basso e facciamo di nuovo 3 5 catenelle e andiamo avanti praticamente così per finire il nostro giro. Ho quasi finito il mio giro della diciamo chiusura dei petali perché come vedete si crea un bel fiore qua in mezzo i due strati, diciamo i due set da 5 e poi si chiudono quindi su 3 giri lavoriamo i nostri petali guardate molto bello veramente ecco un modello semplice e bello ecco perché mi è piaciuto quindi faccio 5 catenelle ho finito il mio ultimo petalo da chiudere gli ultimi 5 punti alti di chiudere e adesso entro nelle 3 catenelle faccio un punto basso e di nuovo 2 3 4 5 e per Finire il nostro giro andiamo con l'uncinetto nella catenella, insomma, come se fosse semplice, nella catenella di chiusura del primo dei primi 5 punti um, 5 punti alti chiusi insieme, quindi la catenella di chiusura per fare un punto bassissimo. Ok, adesso vogliamo lavorare negli archetti, quindi mi voglio posizionare in mezzo a questo archetto, perci perciò faccio un punto bassissimo nell'archetto e un altro nella terza più o meno, nella terza catenella. Magari. Io ho lavorato un po' troppo stretto ok e da qua quindi mi, mi sono posizionata come dicevo più o meno in mezzo quindi nella terza catenella praticamente noi dovremmo fare un punto bassissimo nella prima nella seconda e nella terza però io ho fatto così un punto bassissimo poi uno proprio nella terza per non fare tanti bene da qua iniziamo a lavorare questo sarà un giro solo e solamente di catenelle archetti di catenelle e andremo a fare così uh, 5 7 scusate 3 4 5 6 7 catenelle e certo che uh, qua nel prossimo spazio da 5 catenelle facciamo un punto basso poi di nuovo 1 2 3 4 5 6 7 catenelle. Subito nel prossimo faccio un punto basso. Praticamente in ognuno archetto da 5 catenelle faccio un punto basso e 7 catenelle. E di nuovo 1 2. 3, 4, 5, 6, 7 catenelle e subito nel prossimo ecco faccio un punto basso ok quindi vedete così per un totale di saranno 16 archetti di 7 catenelle 16 in totale quindi tutto si tratta di 8 e 16 qua 1 2 3 4 5 6 7 Catenelle, e di nuovo entro nel prossimo archetto da 5 Catenelle e faccio un punto basso. Poi di nuovo 3. 4 5 6 7 catenelle entro nel prossimo archetto e faccio un punto basso. Ok, andate avanti così per questo penultimo giro perché ne abbiamo ancora il giro con i punti alti che lo vedete qua dei, diciamo gli ultimi petaloni. Ok, sono tre fiori, se voi guardate un po' abbiamo il fiorellino centrale, il fiore questo qua con i cinque punti alti chiusi, questi petali e poi questo qua con i petali tutto intorno a me sembra così e quindi questo sarà il, il penultimo giro ne abbiamo ancora uno dopodiché faremo il bordino ok ho lavorato anche il mio settimo archetto da 7 catenelle settimo sedicesimo archetto da 7 catenelle e per chiudere entro proprio qua dove ho iniziato praticamente dove ho fatto il punto bassissimo in mezzo e faccio di nuovo un punto bassissimo. Ok, adesso abbiamo i nostri 16 archetti da 7 catenelle, guardateli qua tutti intorno e cosa vogliamo fare in questi archetti? Vogliamo lavorare nel primo lavoro 11 punti alti, nel secondo lavorerò un punto basso è sempre così, 1 1 1 1. Vi faccio vedere. Entro quindi nel primo, prendo il filo e faccio un punto bassissimo per posizionarmi praticamente per poter iniziare e faccio 3 catenelle per il primo punto alto e altri 10. Dicevo dobbiamo avere 11. 1, 2, 3, 4, 5. Sei, sette, otto, nove, dieci. Ok praticamente sono 11 con le 3 catenelle e adesso dicevo nel prossimo spazio da 7 catenelle faccio un punto basso ed è vero 1 2 3 nella quarta catenella quindi la catenella centrale entro e faccio un punto basso poi salto direttamente nel prossimo archetto da 7 catenelle e inizio a lavorare i miei 11 ups, 11 punti Alti. Due, tre, quattro, cinque, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sette, otto nove dieci e undici ok ci siamo quindi undici punti alti dobbiamo metterli così su tutta la larghezza diciamo del nostro Uh, archetto quindi così devono stare 11 punti alti e nel prossimo archetto 1 2 3 nella quarta catenella facciamo un punto basso e di nuovo nella prossima nel prossimo archetto da 7 catenelle 11 punti alti e voilà andiamo praticamente avanti così per creare questi petalini. E I sette archetti tra gli archetti dove lavoriamo i punti alti diventano così, vedete sempre come sarebbe punto alto da un lato e dall'altro, vedete le 3 catenelle da un lato, punto basso nella quarta e le 3 catenelle da un lato, quindi vedete completano diciamo i, i petali ok andate avanti finite anche questo giro così e dopo torno a farvi vedere come mettere anche il bordino ed eccomi qua con l'ultimo punto basso nell'ultimo archetto da 7 catenelle e adesso certo entro nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali per fare un punto bassissimo e chiudere l'ultimo giro taglio e voilà cosa abbiamo adesso ok devo dire che il bordino fa quasi tutto per la bellezza di questo modello e allora il bordino adesso io lo faccio con azzurro avevo questi tre colori tutti belli Vivi e allora ho pensato di fare così 1-1-1, ok. Quindi entriamo adesso nella prima, proprio dove abbiamo finito nella terza catenella. ecco primo punto alto, cioè terza catenella delle 3 catenelle iniziali. Ok, se riesco, ok. E facciamo proviamo a forse il bambù cioè l'uncinato di bambù con il cotone non è poi la variante massima di lavorare insieme la combinazione massima e faccio un punto basso proprio qua poi sugli sui prossimi 4 quindi 1 2 sui prossimi 4 dicevo lavoriamo in ognuno di essi un punto basso per un totale di 5 non ne abbiamo 11 ecco quindi 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 nel sesto facciamo 3 di punti bassi 1 2 e 3 poi scendiamo con altri 5, no? Perché abbiamo 11. 5 li lavoriamo normali. In quello di mezzo facciamo 3 e poi scendiamo con altri 5: 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso nel punto basso, tra gli archetti, tra i petali, facciamo un punto basso e iniziamo la stessa cosa sull'archetto. Quindi 5 punti bassi lavorate su, lavorati sui primi 5 punti alti. 3, 4, 5. Nel sesto lavoriamo 3, 1, 2, 3. E scendiamo con altri 5, 2, 3, 4, 5, nel punto basso faccio un punto basso, ok, e praticamente adesso andate avanti così per tutta la per tutto questo giro di punti bassi quindi nel punto basso nell'archetto qua dove abbiamo fatto il punto facciamo un punto basso poi nell'archetto dove abbiamo lavorato 11 punti alti lavoriamo 5 punti bassi sui primi 5 nel sesto ne lavoriamo 3 e poi nei prossimi 5 altri 5 punti bassi quindi sono arrivata quasi alla fine ne ho ancora nel punto basso Lavorare un punto basso ed eccomi qua arrivata alla fine di questo primo giro di punti bassi. Ne abbiamo un altro punto bassissimo, certo, per chiudere e ne abbiamo un altro. Quindi guardate che carino, veramente delicati sono. Mi, mi piacciono e poi. Io prima di finire il video vi faccio vedere una sorpresina ok c'è cioè un, un ideuza, ecco un che mi è venuto mentre facevo il video <ride> come dice la mia cara amica Giulia un ideuza. ecco una catenella e iniziamo a lavorare adesso invece di 5 ne avremo 6 quindi 1 2 3 4, 5, 6. Nel punto in mezzo dei 3, perché ne abbiamo lavorato 6, perché abbiamo lavorato il primo dei 3, in quello di mezzo lavoriamo così un punto basso e adesso guardate un po'. Qua ho fatto 3 catenelle un altro punto basso nello stesso punto invece qua ho fatto collegato al punto basso questo qua un picco quindi fate come volete ho fatto 3 catenelle adesso vi faccio vedere 3 catenelle e un altro punto basso nello stesso punto e vi viene una cosa del genere una cosa del genere quindi non sono così diciamo le, le punta qua non sono così proeminenti non lo so invece se fate il picot certo che vedete vengono proprio dei picot scegliete voi a me piace di più questo col picot veramente 1 2 3 allora sempre 3 catenelle però la differenza è che le chiudiamo proprio nel punto basso quindi qua le chiudiamo nello stesso punto basso e sempre ugualmente ne facciamo un altro punto basso, quindi praticamente di punti bassi ne abbiamo due, sempre due da lavorare e scendiamo sempre con sei punti bassi. 1 2 3 4 5 sei. Lavoriamo il punto basso sopra il punto basso dell'ultimo giro con gli archetti no? beige e di nuovo iniziamo con sei. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. In questo qua in mezzo lavoriamo un punto basso 3 catenelle adesso io ho iniziato col picco quindi vado avanti col picco lo chiudo nel punto basso appena lavorato e ne faccio un altro punto basso nello stesso punto poi scendiamo di nuovo con 6 2 3 4 5, 6, un punto basso nel punto basso qua in mezzo e vado avanti con un altro archetto e così via via per finire anche questo ultimo giro. Quindi ho finito il mio um, sottobicchiere e adesso dicevo un deuzza vi piace a me piace moltissimo dico che così è veramente troppo carino e questa è questa l'ideuza che mi è venuta e vedete non, non si osserva quasi nulla sul retro è tutto così e per far oh, veramente far sì che si veda meglio che si osservi meglio il tutto adesso io ho lavorato con due colori però anche con un colore lavorato tutto potrebbe andare bene ok questa ve la faccio vedere un'altra cosa dicevo se volete fare una bella striscia lunga che starebbe benissimo voi dovete chiudere cioè prendere così adesso non ho un quarto ma verrebbe qua così no è ovvio qua quindi qua rimane una cosa vuota e sta molto molto bene come striscione lungo per la tavola, un'altra idea. Per questo che io adoro i motivi, perché semplici come siano, semplici o complicati, più complessi, sono hanno tante tante modalità di essere utilizzati. Ok, va bene. Allora, per lavorare questo modellino, qua abbiamo bisogno di un uncinetto un attimino più piccolo, meno male che posso cambiare l'uncinetto di bambù perché numero 3 ne ho un altro ma non è che mi piace neanche quello troppo quindi ne devo acquistare uno di questo questi sono veramente validi ma questi di bambù io non ve li consiglio comunque e quindi mi vuole il verde perché io voglio farlo il verde qua iniziamo con l'azzurro ah, per fortuna che sono andata a prendere il verde iniziamo con azzurro per fare il fiorellino piccolino quindi nodino iniziale e vogliamo entrare con uncinetto nei punti bassi in quali non abbiamo lavorato nel primo giro no ecco. entriamo così facciamo il puntino bassissimo per aggiungere il nuovo colore e lavoriamo così 3 punti 3 catenelle scusate nessun punto 3 catenelle e intorno a questi due qua non proprio intorno provate anche a infilarvi un pochettino non proprio intorno quindi anche tra i due potete entrare ok quindi tra i due nessun problema così Punto bassissimo, poi di nuovo 3 catenelle e vado giù, praticamente. Io faccio adesso il contorno no, del mio fiore, quindi vado giù nel prossimo punto basso non lavorato e faccio un punto bassissimo. Vi faccio vedere, ecco il mio primo fiorellino è già contornato. Vedete ok vado col secondo ugualmente 1 2 3 entriamo qua quindi infilatevi da qualche parte e faccio un punto bassissimo e altri, altre 3 catenelle e poi nel punto basso tra di loro ecco vedete ok di nuovo, quindi sono questi i passi che li dobbiamo seguire, 3 catenelle, in cima al nostro petalino qua entriamo, ecco anche così, vedete voi, intorno e facciamo un punto bassissimo. Dopodiché 2, 3, torniamo e nel punto basso tra i petalini facciamo un punto bassissimo, di nuovo 3 catenelle, sopra qua nel punto ecco entriamo e facciamo un punto bassissimo 1 2 3 nel punto basso un punto bassissimo 3 catenelle andiamo in su e qua facciamo un punto bassissimo 1 2 3 andiamo Torniamo giù nel punto basso, facciamo un punto bassissimo 1, 2, 3, su nel punto qua intorno facciamo un punto bassissimo 1, 2, 3. Andiamo qua giù e facciamo un punto bassissimo, ok? Quindi su e giù praticamente con 3-3 catenelle. Adesso certo che mettiamo un pochettino a posto il tutto e voilà il nostro fiorellino è quasi finito. 1, 2, 3. Ecco, questo è il faccio un punto bassissimo 1 2 3 un punto bassissimo nel punto basso 1 2 3 l'ultimo petalo quindi ci infiliamo così facciamo un punto bassissimo e di nuovo 2 3 torniamo e ci infiliamo nello stesso punto basso dove siamo partite e facciamo un punto bassissimo tagliamo il filo e certo che a ah, questi li ho presi come vabbè è certo che tiriamo le codine sulla parte ecco così Io veramente poi ho fatto proprio un nodino così tra di loro e basta. Non ha senso di fare altro. Ecco. Adesso possiamo tagliare, siamo pronte. Ok, il nostro fiorellino. Questo no. Il nostro fiorellino. Questo è quello piccolo. Se volete lavorare anche quello grande, vi faccio vedere anche per quello grande. Io cambio il colore, ma potete, come dicevo, i colori poi. Entro tra di loro, quindi praticamente qua sopra nel petalino piccolino, vedete? Ok. Nella catenella, diciamo, è sempre così un punto bassissimo e 3 catenelle. Qua ho lavorato tre giri di punti alti per compiere tutto. per completare tutto il petalo quindi adesso praticamente io mi infilo con uncinetto nel primo giro di punti alti nel punto alto praticamente nel punto alto come vedete ecco vedete così e faccio un punto bassissimo poi di nuovo 3 catenelle e mi infilo direttamente nel punto alto del giro precedente ok 3 catenelle e adesso qua in mezzo, sempre come fatto anche laggiù, provo ecco a infilarmi così, faccio un punto bassissimo e di nuovo 3 catenelle e torno. E faccio la stessa cosa nel giro di mezzo, nell'ultimo punto alto, proprio nel punto alto entro e faccio un punto bassissimo, di nuovo 3 catenelle. Nel punto alto del primo giro faccio un punto bassissimo, di nuovo 3 catenelle e qua giù, proprio nel petalo che l'ho già lavorato, petalino piccolino, ecco, faccio un punto bassissimo. E praticamente la stessa cosa, 3 catenelle nel primo punto alto ripeto ancora una volta poi vi lascio che sviluppiate voi come volete 3 catenelle questo modello ancora nel punto alto 1 2 3 catenelle qua in mezzo dove ho fatto ecco il mio dove ho chiuso le mie i miei 5 punti alti 3 catenelle poi guardate nel mio punto alto quindi praticamente 1 2 3 catenelle è semplicissimo nel punto alto ecco e 3 catenelle di nuovo andiamo nel qua la catenella di chiusura del petalino piccolino Ok, quindi andate avanti così per completare tutti i vostri petalini. Io spero che questa ideuzza vi sia piaciuta e che vi siano piaciuti i miei sottobicchieri, che poi non è stata mica una mia idea, però veramente ecco mi piacciono: sia così semplici che così col fiorellino. Fateli come volete, fate anche lo striscione se volete per il tavolo, insomma, spero vi siano piaciuti. Quindi, così non possiamo prenderli, vedete proprio: non si può. Quindi, è logico che andremo a prenderli così. Ok, va bene, spero che vi siano piaciuti, al prossimo tutorial!